Il Grosseto non molla il colpo, i biancorossi battono 3-0 il Real Fortequerceta e restano in scia alla Pianese capolista. Le ultime tre giornate saranno dunque infuocate. Malotti vara un 4-3-2-1 da battaglia con Rinaldini e il classe 2006 Fregoli all'esordio dal primo minuto in campionato dietro all'unica punta Marzierli. In difesa centrale ancora la coppia Cretella-Saio. La gara è molto tirata e nervosa, tanto che il primo tiro in porta arriva al 31esimo, un colpo di testa del Real Fortequerceta bloccato senza patemi da Raffaelli. La prima occasione di marca biancorossa giunge invece 7 minuti dopo con un piazzato di Aprili, abile ad arrivare per primo su una corta respinta della retroguardia nerazzurra, palla però fuori. E questo è il preludio al gol che arriva al 40esimo. Rinaldini, fino a quel momento impalpabile, salta due uomini e serve sulla corsa a Riccobono. La difesa del Fortequerceta non riesce ad allontanare. Romero ne tira, la palla rimane in mezzo all'area piccola. Marzierli è lì e la mette nell'angolo opposto per la rete dell'1-0. Il primo tempo si chiude con un brivido per i tifosi biancorossi presenti allo Zecchini. Giuliani cerca il gol dell'ex della domenica sul palo lungo, la sfera sorvola all'incrocio e termina fuori. I 45 iniziali si chiudono dunque con il Grosseto in vantaggio. La ripresa parte con il raddoppio biancorosso dopo neanche due minuti di gioco. Rinaldini allarga su Fregoli che mette in mezzo, Marzierli trova la girata perfetta e supera Gatti per il 2-0 con tanto di assist del giovanissimo calciatore del Grosseto. Al 55esimo Pegollo su un cross dalla destra riesce a battere Raffaelli con un'incornata, ma l'arbitro annulla su segnalazione di offside del secondo assistente. Il Grifone viaggia sulle ali dell'entusiasmo, al 67esimo arriva il tiro con Romerone, Gatti blocca. La gara poi un po' per il caldo, un po' per il risultato non ha granché da servire agli oltre 1000 spettatori giunti allo Zecchini, questo almeno fino all'85esimo quando a calcio piazzato il Real Fortequerceta riesce ad accorciare le distanze con Dalpino, ma l'arbitro annulla stavolta per fallo in attacco proprio di Dalpino su Sabelli. Il terzo gol della gara comunque arriva, ma è di Marca Maremmana, lo sigla il 2006 Violante, entrato al posto di Fregoli, che si incunea nella difesa avversaria del Real Fortequerceta e batte il portiere in uscita, segnando così la sua prima rete fra i grandi. Grosseto Real Fortequerceta finisce dunque 3-0, il Grosseto rimane a meno 4 dalla Pianese e se ci sono lepri e cacciatori anche in questo campionato, allora i biancorossi devono iniziare a preparare berretto e doppietta.